siamo andati ad appoggiarci sul supporto statico dei 21.250. Da lì stiamo registrando un leggerissimo rimbalzo che ci ha già portato di nuovo a quota 21.300. Non vorrei però che adesso si ritorni all'attacco dell'area 21.250, perché l'eventuale rottura di questo supporto statico molto probabilmente porterebbe il nostro future a un primo target di 21.158 per poi andare sul 21.100. Questa, signori, è insomma la linea che ci eravamo tracciati da un po' di tempo a questa parte, e non vorrei che tornasse come livello di riferimento. Comunque una cosa che vedremo nel corso delle prossime ore / prossimi giorni. Buongiorno e benvenuto, Carlo Alberto De Casa, dalla sede operativa di Active Trades di Londra. Carlo Alberto, buongiorno. Ci sei? Non lo sento. Regia? No, lo richiamano, va, mi è poco male. Allora, questi comunque sono i livelli inferiori del nostro future. Andiamo a vedere invece quali sono i livelli superiori. Mettiamo caso che il mercato torni a salire, il livello più importante io lo individuo a 21.400, però un livello intermedio, perché poi alla fine si tornerebbe sui massimi di ieri, 21.500. Quelli sono i livelli da affrontare. Se riusciamo a rompere quota 21.500 sul derivato, non lo vado neanche a vedere perché lo vado a memoria. Abbiamo un target a 21.650. Ormai quelli sono i livelli, bisognerà vedere cosa succederà nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda invece il DAX, visto che so che molti di voi operano anche sul DAX, andiamo a fare un'analisi di breve periodo su il mercato del DAX. In questo momento siamo a 12.153 punti. Eccolo qua. Allora, è messo meglio rispetto a noi, però questo ovviamente dipende dal fatto che noi abbiamo un indice, diciamo, dove ci sono molte banche sopra. Invece già il mercato del DAX è più eterogeneo come aziende, perciò in questo momento in cui le banche sono sotto pressione noi perdiamo di più e il DAX di meno. Ma è ovvio, ne abbiamo già parlato più e più volte. Comunque sia, 12.125 punti, 12.120, quella è l'area di supporto statico per il DAX, rotta la quale probabilmente andiamo in prima battuta sul 12.100 per poi tornare sui 12.080 punti e in seguito 12.050. Questi sono i livelli a ribasso. Se invece dovessimo andare a rialzo sul DAX, 12.170 è il livello da rompere, rotto il quale andiamo a chiudere parte del lap down con cui abbiamo aperto la giornata di oggi. 12.198 punti, prendiamo l'area dei 12.200 come target. Se riusciamo a rompere il 12.200, 12.210, andiamo sui massimi di ieri a 12.221. Mi limiterei qua con i livelli, perché aspetterei di vedere cosa succede sul mercato per poi capire, insomma, quale direzione vogliono prendere gli operatori. Nel frattempo vi dico che gli americani oggi alle 14.30 danno le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione settimanali. L'attesa è per una variazione positiva di 205.000 unità. Poi, sempre alle 14.30, c'è l'indice Fed di Filadelfia, le vendite al dettaglio di marzo, la stima flash PMI manifatturiera Marquette, alle 15.45, alle 16 ci sono le scorte industria per il mese di febbraio, alle 16 sempre le scorte al dettaglio per il mese di febbraio e alle 16 il leading indicator per il mese di marzo. Abbiamo Carlo Alberto De Casa, ci ha raggiunto. Carlo Alberto, buongiorno. Buongiorno di nuovo, io vi sento. Allora, io ti sento ma non ti vedo. Ad ogni modo, fa niente, vediamo se riusciamo a... Ma sì, ma non ti perdi niente, non preoccuparti. Non ti sei fatto la barba oggi? Guarda, non tempi sono quelli... Non so se vogliamo parlare, visto che oramai la questione Brexit è sparita dai radar, non ne parla più nessuno, almeno extra Londra. Non so se lì a Londra è ancora, immagino di sì, un tema avvincente con cui condividere le opinioni al pub, oppure no, anche lì basta? Si parla solo di Juventus anche lì? Visto che guarda, non lo vedi, ma il mio collega dietro di me, Mica, che avevi conosciuto qualche settimana fa, ieri mi faceva osservazioni simili, molto simili a quelle che hai appena detto. Cioè, la questione Brexit è un po' sparita dai radar. Di fatto questo rimando di altri sei mesi del tutto ha fatto sì che la questione Brexit sia meno attuale, meno discussa, sia meno sotto i riflettori. Ecco, mettiamola in questa maniera. Quindi di Brexit se ne parla, sì, ma
ma decisamente di meno, non è una delle tematiche centrali. E questo non parlare, questo lasciare fare sulla Brexit, lo stiamo vedendo a riflesso anche nei cambi, perché c'è una sterlina che è la bella addormentata. Abbiamo euro contro pound ormai che naviga 86-86,5 da parecchio, un leggero indebolimento, ma se metti il daily e c'è una sterlina che perde lo 0,1 al giorno contro l'euro, ma senza movimenti eclatanti. Scenario simile contro il dollaro, da 1,33 lenta progressiva discesa verso 1,30. Qualcosa potrebbe cambiare con la rottura ribassista di 1,30 sul cable. Per quanto riguarda il cable, un'eventuale discesa sotto 1,30, questo andrebbe a cambiare un po' lo scenario. Però se vediamo il breve, sì, c'è un indebolimento della sterlina, ma se mettiamo un'ottica temporale un po' più ampia, invece vediamo che comunque di fatto rimaniamo in una fase di, siamo ancora in una fase di laterale fra 1,30 e 1,33. La rottura di 1,30 potrebbe cambiare qualcosa. Sui cambi, parlando dei cambi in generale, cosa sta capitando? C'è qualcuno che si è perso, parlavamo della bella addormentata prima, adesso c'è Capuccetto Rosso che si è perso nel bosco, della volatilità, perché chi è sparita dai radar anche la volatilità. Abbiamo questo euro dollaro fermo ormai da mesi fra 1,12 e 1,15 continuiamo a oscillare. Sì, ci sono movimenti magari di 100 pip, però di fatto siamo sempre in questo trading range laterale fra 1,12 e 1,15, quindi non sta andando quasi nulla sull'euro dollaro. Che grafico stiamo vedendo, Emerick, scusami? Questo è un GBP USD, adesso ecco qua. Così sì, no, perfetto. Allora, su GBP USD, ti ringrazio per aver messo in luce il supporto in area 1,30, ecco, non lo vedevo, adesso ci sono anch'io. In area 1,30, grosso modo, quindi una discesa sotto questi valori potrebbe far partire un po' di stop loss, sia perché una soglia psicologica importante e anche una soglia tecnica, però oltre all'analisi tecnica dovrebbe anche esserci una ragione fondamentale, e invece ora come ora non stiamo vedendo motivazioni clamorose che debbano basta spingendo, è l'1,30, è lì che secondo me se lo va a rompere. Anch'io penso che siamo in questa direzione, però diversamente da altre volte quando rompeva 1,30 mi scendeva veloce a 1,26-1,25, non credo che questa volta sia un 1,30 con un 3% di crollo appena lo rompe, ecco, anzi vedo un pound in lenta discesa e con un eventuale target fra 1,28-1,28,50 e non 1,25, cioè vedo una volatilità un po' smarrita sui cambi in questa fase. Dove invece volatilità c'è, dove invece i movimenti si sono visti, sono sulle materie prime, con gold e petrolio che si sono mossi uno rialzo, l'altro al ribasso. Quindi lì invece i movimenti ci sono stati, petrolio più 50% da Natale ad oggi, sì è vero, puoi dirmi tu, da 64, questa settimana è sceso da 64 qualcosa, 63, ha perso l'1,5%, però siamo a più 50 per quanto riguarda il crude oil, un po' meno il Brent, rispetto ai minimi toccati a fine dicembre. Tutto ciò, guarda, ieri ero a parlare su CNBC Arabia, sui vostri colleghi del desk arabo, proprio a parlare di petrolio, quindi una tematica che a loro interessa. Stai vendendo il ghiaccio a quelli del Polo Nord? La domanda che è centrale per loro era questa, legata a cosa capiterà con la Russia, e anche per capire, si è iniziata a diporne un po' di paura, perché la Russia, come sai, ho visioni ben divergenti sulle tematiche in merito al contenimento della produzione con Riad e con gli arabi. Ecco, in questo sono usciti un paio di articoli che hanno detto senza la Russia il petrolio a $40. Io non credo che questo sia lo scenario che ci apprestiamo a vedere, quindi non vedo il petrolio a $40, però c'è un greggio che per le quotazioni del petrolio si sono mosse per eccessi. Questo penso sia sotto gli occhi di tutti, perché un petrolio che va a $75 al barile l'estate scorsa, in tre mesi mi crolla a 42 per il WTI, WTI, da 42 mi rimbalza a 63, quindi a movimenti del 50%, e sai, se la volatilità manca sui cambi, che siamo nell'arco dell'1-2%, qua un 50%, lo scenario è completamente diverso. Quindi un mercato che vive di eccessi, un mercato che è prima preoccupato di una sovrapproduzione, poi di una scarsità della produzione e viceversa. Ecco,
Quindi se la Russia dovesse tirarsi indietro, ecco che avremo uno scenario diverso per quanto riguarda il petrolio, anche se io non credo a un petrolio nuovamente a $40. Quello che è che personalmente a $63 starei molto attento a comprare, starei molto attento ad aprire posizioni long sul petrolio, perché il rischio di trovarsi col cerino in mano mi pare che possa esserci. Cioè il trend di fondo, mi spiego meglio, il trend di fondo è ancora impostato al rialzo e questo è sotto gli occhi di tutti. Però attenzione, perché se dovesse arrivare un'inversione quando hai fatto più 50%, quando hai fatto un più 50% nell'arco di 4 mesi, come abbiamo visto adesso, anche una correzione da $65 a $60, che può essere salutare per andare avanti nel trend positivo, può far male a chi dovesse entrare, a chi dovesse entrare, ecco. Quindi questo è un po' il punto che vorrei mettere in luce. Chi sta soffrendo particolarmente, visto lo scenario risk on sulle borse, e non soltanto quello, è il gold. Rottura ribassista dei 1300, discesa 1280, rotto il supporto dei 1280, discesa 1275. Tutto ciò nonostante uno scenario in cui anche oggi, appunto, con le borse in discesa, l'oro non riesce a, non sta riuscendo a rimbalzare. Le banche centrali comprano, non hanno fatto, nel 2018 è stato l'anno con più di 600 tonnellate di acquisti, i maggiori acquisti da 49 anni, da 50 anni, appunto, da un'altra epoca, dal regime dei $35 per oncia, quindi proprio i maggiori acquisti delle banche centrali da 50 anni a questa parte, e invece ci troviamo in questo scenario con l'oro che soffre, nonostante le banche centrali stiano comprando a mani basse, partendo dalla Russia, certo, ma anche altri paesi come Filippine, Mongolia, l'Ungheria in Europa, per dire, nella Turchia, ecco. Quindi uno scenario tecnico che per loro è peggiorato con la rottura dei $1280 che abbiamo visto nei giorni scorsi, si è aperto spazio per un potenziale tentativo di discesa a 1260-1250. Non vedo loro molto più in basso, okay. Anzi, personalmente il fatto è questo, che se c'è un giorno in cui le borse salgono, l'oro scende perché le borse salgono. Se c'è un giorno in cui il dollaro si rafforza leggermente, e capita lo scenario opposto, è abbiamo l'oro che scende perché le borse salgono, perché il dollaro si rafforza. Quindi l'oro, che ogni scusa è buona per venderlo. Due giorni fa poi è arrivata una maxi vendita da più di 1000 contratti, più di 11.000 contratti, 1,5 miliardi di nozionale, una roba gigantesca che ha permesso la rottura dei $1280. Quindi scenario di fondo con anche alcune delle mani grandi, mani forti dei mercati, che stanno ancora vendendo il gold, e questo è quello che riguarda le commodity. Va bene. Senti, caro Alberto, una battuta veloce sul tuo titolo Juventus, ma proprio velocissimo. Hai visto? Guarda, l'abbiamo visto passare poco fa nel monitor in sovraimpressione, appunto in TV, era 3,7, nel giro di 30 secondi siamo raggiunto una discesa del 4%. Ma fa bene mettere titoli del genere sul listino principale? Questa è la domanda, tra l'altro, che mi hanno rivolto anche parecchi telespettatori. Ma sono titoli del listino principale questi? Con un meno 20 io ho dei dubbi, se esuliamo dalle questioni di tipo, ma parliamo razionalmente, io ho dei dubbi che un titolo del genere possa essere da paniere principale. Uno, perché abbiamo tolto dei titoli con capitalizzazione maggiore, quindi relativamente anche più stabili, poi Juventus in borsa ha poco più del 30% del suo valore, quindi non ha la parte che c'è in borsa relativamente bassa. Fammi fare un calcolo veloce, un terzo su un miliardo e se possono sono 400 milioni, una cosa del genere. Dopodiché abbiamo visto cosa è capitato dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid: da 1,20 al giorno dopo ha aperto a 1,58 e 5 minuti prima dell'apertura stava registrando 1,80, quindi c'era un teorico alle 9-5, c'era un teorico a più 50%, poi ha aperto a più 30, per chiudere quella seduta scende a 1,40. Ieri lo scenario opposto, sì. I mercati avevano apprezzato, davano anche i bookmakers, davano un 75-80% di possibilità alla Juventus di passare il turno, anzi anche qualcosa di più, perché la vittoria dell'Ajax era pagata a 6, e in questo scenario la Juve
ha aperto con un forte ribasso fino a dei minimi a 1,27. Cosa vuol dire? Vuol dire che due giorni fa Juve in borsa valeva 1 miliardo e 700 milioni, ieri mattina è arrivata a valere meno di 1 miliardo e 3, quindi questa sconfitta secondo la borsa sarebbe costata 400 milioni, che credo sia un'esagerazione. Esagerato. A meno che fosse anche un'esagerazione la salita precedente. Certo. Non dimentichiamoci, scusami che ti interrompo, non dimentichiamoci che Juventus un anno fa valeva 60 centesimi, quindi siamo ancora più del doppio rispetto ai valori di 12 mesi fa. Nel frattempo sta succedendo qualcosa di strano su Buzzi, immagino che buona parte dei nostri telespettatori abbiano notato questa accelerazione enorme che si sta registrando nel corso dell'ultimo quarto d'ora, che ha portato il titolo da praticamente 19,24 agli attuali 19,90, cioè c'è stata un'accelerazione e continua a salire, incredibile. Non so se stavo guardando nelle news, ma non è saltato fuori niente, però o c'è qualcuno che sa qualcosa che noi non sappiamo? Oppure c'è qualcuno che ha deciso di comprare Buzzi così a mani basse? Perché... Ma allora, Emek, un'osservazione. Sono arrivati, allora, adesso si stanno continuando a comprare, però è arrivato un acquisto da 100.000 pezzi e parliamo di un quarto d'ora, 20 minuti fa, sono arrivati in un minuto, mentre nei minuti prima appunto scambiava quasi niente, in un minuto sono passati di mano 110.000 pezzi, una cosa del genere. E poi il trend è proseguito su valori più bassi, però penso che questo abbia dato il via. Di news io al momento ancora non ne vedo. No, neanche io, assolutamente, non ce ne sono ancora di news. Vediamo se salta fuori qualcosa. Senti, Carlo Alberto, grazie mille come sempre, è un piacere. Grazie, grazie, buon trading a tutti. Da casa, dalla sede operativa di Active Trades di Londra, Carlo Alberto. Ora signori, chiudiamo qui la prima parte della fascia trading, andiamo in pausa e poi attacchiamo con le materie prime. Restate con noi, Giancarlo Dall'Aglio.